Formia contro Lido dei Pini qui a Maranola, 19 mesi dopo quel 17 maggio che al di là del risultato sportivo resta e resterà nelle menti di tutti per la giornata dell'incidente a corso ad Andrea Scipione. Poi nei mesi successivi la paura si è trasformata in sollievo, ma una sfida come quella tra Formia e Lido dei Pini non potrà mai essere una sfida normale. È nata una bella collaborazione a livello di sostegno, soprattutto da parte del Lido dei Pini in quell'occasione. E dunque un bel rapporto che verrà suggellato anche in questa giornata, valida per la 15ª giornata di Serie di Eccellenza, Girone B, il posticipo della 15ª giornata. Andiamo a vedere immediatamente le formazioni con le riprese dell'esterna 2 di Telegolfo. Cedi al Lido dei Pini che schiera in porta Giordani, numero 2 Poltronetti, numero 3 Nardi, 4 Trippa, 5 Cirilli, 6 Trincia, 7 Porcari, 8 Screti, 9 Laghigna, 10 Cristofari, 11 Giordani. Mister Panicci avrà a disposizione anche Giudice, Brachini, Lucidi, Flamini, Scuotto, Frezza e Loreti. Dall'altra parte il Formia risponde con Scognamiglio in porta, numero 2 Centra, numero 3 Senzio, numero 4 Volpe, numero 5 Baleotto, numero 6 Castiglione, numero 7 Carfora, numero 8 Leccese, numero 9 Zaccaro, numero 10 Maggino, numero 11 Sellitti. A disposizione di mister Alessandro Rosolino, numero 12 Damiano, numero 13 Valerio, numero 14 Cavezza, numero 15 Pernice, numero 16 Esposito, numero 17 Di Florio e numero 18 Emilio Coppola. L'arbitro sarà Riccardo Galasso di Ciampino, mentre il capitano del CEDI al Cristofari va sotto la curva Coni a porre, a regalare una maglia ad Andrea Scipione, un abbraccio molto commovente, qualcosa di simbolico e altamente significativo sotto molteplici aspetti. Il CEDIAL sicuramente non ha dimenticato e l'ha dimostrato anche in settimana in avvicinamento a questo match tramite social quello che è successo quel 17 maggio. E come detto, appunto, si è creato un bel rapporto tra queste due realtà apparentemente lontane a livello geografico nella regione. Tra un po' si inizierà con la sfida vera e propria con tre punti in palio. Cristofari ritorna verso la sua metà campo per iniziare la gara. Assistenti che a fianco al signor Galasso di Ciampino saranno Alessandro Peluso di Frosinone e Giuseppe Palmiero di Latina. Formia che si mette in posa per la foto di rito e poi si potrà iniziare la contesa, con il Formia che ha ottenuto indicazioni importanti ai risultati della mattina. Al momento è scivolata all'ottavo posto, ma vincendo scavalcherebbe di nuovo in un sol colpo quattro formazioni, ritrovandosi al quarto posto a quota 25 punti e sicuramente, date le ambizioni di salvezza e salvezza il prima possibile come dichiarato più volte da inizio stagione del Formia, questa posizione sarebbe sicuramente un qualcosa di ampiamente sopra le aspettative. Mentre si srotola un altro striscione per Andrea Scipione e tutto quel che attiene a quella gara, inizia intanto la sfida col pallone del Lido dei Pini. Il Formia fa il suo esordio Baleotto, arrivato come nuovo acquisto a seguito dell'addio di Villacaro andato a Itri, che quest'oggi ha vinto un'altra gara, e Formia che vincendo
oltre al quarto posto, si troverebbe a più 10 sull'ultima posizione che andrebbe a fare i playout, cosa non da poco, se contiamo che siamo quasi a metà campionato. Intanto il pallone è allargato, deve andare a chiudere Sensio. Saltato Sensio, netto, e qui dopo appena 40 secondi a terra Giordani, classe 97 del Cedial. Sensio era stato saltato in maniera evidente e netta in questo caso, e dunque dovrà fare attenzione. Per ora graziato con una grande chance dal limite dell'area per il Lido dei Pini. Giornata non particolarmente soleggiata, anzi piuttosto coperta, col sole che fa capolino dietro qualche nuvola ogni tanto. Parte il calcio di punizione, lo stacco e il brivido con Scognamiglio che non ci arriva, e la palla che fa la barba alla traversa dopo 1 minuto e mezzo. Scognamiglio pronto a rinviare, prolunga Sensio, non ci arriva Maggino. Zaccaro era già scattato sperando in un pallone profondo, poi si inserisce alla grande Laghigna. Laghigna entra in area, chiuso da due regolarmente, poi Carfora, anche Carfora al rientro dopo mezzo infortunio, l'ha costretto a saltare la trasferta di San Cesario, dove il Formia ha ottenuto il primo pareggio stagionale. Intanto a vuoto Zaccaro, c'è l'occasione per Sellitti che però viene chiuso all'ultimo da Cirilli. Qui Sellitti ha cercato di andare sulla zona più centrale invece di allargarsi, prendendo in controtempo nelle sue intenzioni l'avversario, ma Cirilli è stato bravissimo a chiudere questo spazio. Un Cedial che aveva iniziato molto bene il campionato, poi ha accusato una serie di frenate, eliminato in Coppa ai rigori dall'Uni Pomezia, 1-1 all'andata, 1-1 al ritorno, e poi sconfitta ai calci di rigore. Dunque nel Formia, nel Cedial hanno più l'incombenza tra virgolette della Coppa, possono concentrarsi solo ed esclusivamente sul campionato. Intanto riceve, centra, centra schierato da terzino, da Rosolino. Un Formia che deve fare a meno degli squalificati Vitale Scariati e dell'indisponibile Carginale. Ora un'altra chiusura, stavolta di Castiglione. 3 minuti e 30 secondi, 0-0 al Comunale di Maranola. L'arbitro si accerta che Laghigna non abbia riportato gravi conseguenze. Laghigna un po' claudicante nei primi passi, poi si risistema. Tanto poi il Cedial sbaglia il suggerimento. Ancora palla per gli ospiti, però. Carfora sul vertice della sua area di rigore, il pallone profondo intercettato ancora Cedial. Zaccaro regolarmente prende la posizione in mezzo a due. Zaccaro ancora difende, non se ne esce. Poi arriva Carfora che salta un avversario, non il secondo. Trippa lo chiude, Trippa classe 98. Maggino, Maggino in mezzo a una gabbia di uomini in maglia giallo-blu. Centra saltato, arriva però ancora Castiglione. Poi il fischio a stoppare tutto, punizione per il Cedial. A parte la fiammata nel primo minuto di gioco, poi non è successo nulla. Saltato Leccese, poi Cristofari. Cristofari bomber di questa formazione con 6 reti personali in campionato, 6 reti sulle 18 segnate, praticamente il 33%, una su 3 l'ha segnata lui. Ora Castiglione, situazione scorbutica, riesce a guadagnarsi il massimo probabilmente, ovvero
una rimessa laterale, non poteva effettuare il retropassaggio a Scognamiglio perché altrimenti sarebbero potuti essere guai. Con Lido dei Pini molto alto, pronto ad avventarsi sul minimo errore. Stacco di Carfora, poi prende un colpo Nardi. Punizione fischiata proprio al numero 7 del Formia. L'arbitro però non prende provvedimenti, invita alla calma. Nardi si spiega con Carfora sul punto di battuta Trippa. È lo stesso Nardi. Si fa sentire il tifo di casa col Cedial che preferisce ripartire dalle retrovie. Pallone allargato a cambiare lato, saltato per un attimo Sensio che però poi riesce a chiudere, saltato di nuovo il dribbling su di lui, il cross e spazza via Centra che allarga per Sellitti. Zaccaro riesce a prolungare, Sellitti si porta il pallone fuori. Rimessa al Lido dei Pini. Pallone di prima intenzione di Trippa a cercare lo scatto, ma poi la chiusura. Chiusura pronta di Scognamiglio. Lo scatto era stato di un attaccante ospite dall'altra parte, Zaccaro. Zaccaro prova a saltare un avversario, se ne va invece quasi sul fondo, dribbla un avversario, non il secondo. Può far rugginosa l'azione qui del Formia. Che poi commette fallo in attacco. Allora pronto Giordani. Giordani in formazione sono due. Uno portiere, uno col numero 11. Ora irruento qui Baleotto. Per lui esperienze in Lega Pro e in Serie D. Classe 95. A terra ancora il giocatore del Lido dei Pini quando ci avviciniamo al decimo minuto, abbiamo appena superato l'ottavo. Battuto il calcio di punizione che è diretto verso la porta di Scognamiglio. Una saetta che Scognamiglio allontana di pugno. Poi in qualche modo il Formia sbroglia, Maggino però contrastato efficacemente, ancora Lido dei Pini, Cristofari salta un avversario, calcio di punizione, cartellino giallo per Castiglione, primo giallo all'ottavo minuto di gioco. Castiglione ammonito. Che aveva saltato netto Cristofari, l'arbitro è andato a estrarre il primo giallo della partita. Formia particolarmente falloso in queste prime battute, appare spesso e volentieri in ritardo sulla dinamicità degli attacchi del Cedial che prova spesso e volentieri ad attaccare l'area. Ora Cristofari che ha una grandissima chance su calcio di punizione al nono minuto. Parte Cristofari, blocca Scognamiglio. La parata di Scognamiglio che riesce a tuffarsi col tempo giusto e a non far passare un pallone che nonostante la posizione di battuta del calcio di punizione non era irresistibile, ma comunque presentava delle insidie. Ora Laghigna. Laghigna punta a Baleotto, Baleotto che lo accompagna, arriva Leccese in soccorso, poi Leccese a terra, anche Laghigna a terra. È solo rimessa laterale per il Formia con Sensio. Battuta profonda, viene incontro Maggino, però saltato, ancora una volta Volpe preso
in controtempo deve recuperare la posizione, bloccare l'avversario, parte il cross, poi il Lido di Pini fa un mezzo intervento difensivo favorendo Carfora. Carfora butta il pallone profondo per Zaccaro, prova il triangolo molto largo con Carfora che arriva nei pressi dell'area avversaria, ma col pallone in mano a Lido De Pini che poi sbaglia. Di testa Sellitti apre il gioco, Maggino in posizione regolare. Chiusura e rimessa Formia, Poltronetti ha letto bene questa situazione con Maggino che era in posizione regolare, è rientrato dunque da una posizione che qualcuno del Lido De Pini ha chiamato come irregolare. Così non è stato e poi chiusura di Poltronetti con ottima scelta di tempo. Leccese fa scorrere a terra Leccese, si può proseguire per l'arbitro, prende posizione Baleotto, ancora Formia, palla in profondità. Volpe poi si trova in mezzo, quasi suo malgrado, alla linea di passaggio, centra profondo per Carfora, Carfora mette a terra, salta un avversario, allarga per Zaccaro di tacco, ancora il passaggio di ritorno e poi si fa un autotiro il Lido dei Pini. E finisce alto, calcio d'angolo, ancora Zaccaro e Carfora che provano a fraseggiare. Zaccaro, bomber stagionale della Formia che ha superato Maggino. Al momento 9 Zaccaro, 7 Maggino tra campionato e Coppa. La differenza è che Maggino non ha segnato nella seconda competizione, ha fatti tutti e 7 in campionato. Parte il calcio d'angolo di testa un giocatore ospite, poi Zaccaro la mezza girata che non può rappresentare un pericolo per Giordani. Rinvio di Giordani, capovolgimento molto rapido del Lido dei Pini con la chiusura di Castiglione per Baleotto, chiuso alla grande l'altro Giordani. Centra. Serve Leccese, Leccese il cambio di lato a trovare Sellitti che si propone in avanti, lascia Maggino. Maggino deve puntare Giordani. Poi si incarta, gli leva il pallone Porcari. Lido De Pini che ricostruisce provando ad andare sulla propria zona di sinistra. Nardi riceve altro pallone che poi riscarica su Trippa. Trippa il cambio di lato che non riesce, poi Sensio deve rifugiarsi da Scognamiglio. Si allarga, centra. Baleotto lascia scorrere, ancora Sensio, si riparte dai terzini. Leccese. Sensio che ha guadagnato qualche metro, riceve il passaggio di ritorno, riscambia con Sellitti l'intervento su di lui. Formia che aveva perso l'attimo e allora vantaggio che non si è concretizzato. E calcio di punizione, Sellitti che accusa il colpo. 13 minuti e 30 secondi, sempre 0-0 tra Formia e Lido dei Pini. Leccese, l'apertura, poi di testa trincia, ma è ancora Formia con Zaccaro che fa una cosa bellissima e per poco non ci scappa il colpo grosso. Giordani non tocca. Zaccaro dà prova ancora una volta delle sue doti balistiche. Porta difficilissima da trovare, ma una girata veramente di prontezza e precisione. Sensio prende ancora la posizione sull'avversario, si fionda in avanti, chiusura nuovamente con rimessa del Formia, chiusura di nuovo di Poltronetti. Sellitti lascia Sensio. La rimessa non arriva a un giocatore del Formia, poi arriva in scivolata Volpe sul pallone, Leccese. Maggino la giocata, quasi se ne va in mezzo a due, sì, riesce col pallone tra i piedi, poi passa Volpe, ancora Maggino per Zaccaro che non controlla e allora centra, deve recuperare la posizione, qui fallo in attacco di Laghigna. Centra che recupera la posizione e si guadagna un calcio di punizione molto importante. Il Lido dei Pini poteva ripartire. Ancora lo stacco di Zaccaro, un Zaccaro
punto di riferimento principale dell'attacco formiano in questi primi frangenti. Vale 8. Sbaglia il Lido dei Pini, Carfora va in disturbo e ancora rimessa Formia. Formia che sta crescendo con il passare dei minuti. C'entra per Zaccaro la chiusura, poi non riesce a tenere in campo il pallone Nardi. Si propone Leccese che non ha disturbi, allora viene servito. Poi il Lido dei Pini che se la cava, se lì tira troppo lontano per andare a impensierire la difesa ospite. I Lidensi che provano a ricostruire un'altra azione, poi Baleotto a terra, riesce in qualche modo a innescare una nuova azione del Formia che poi si infrange sul centrale Lidense. Porcari. Passaggio per la Ghigna. C'è larghissimo Trincia però preso in consegna da Carfora. Va dall'altra parte il Lido dei Pini che poi sbaglia totalmente la misura e il dosaggio del suggerimento. Valeotto intanto si è rialzato un po' a fatica. Rinvio troppo profondo di Scognamiglio. Lido dei Pini che mette a terra, il servizio però è per Castiglione. Castiglione potrebbe allargare per Carfora. In supporto centra. Chiede palla a Leccese, centra invece. Vede che Leccese sta per essere pressato e allora scambia con Carfora. Ancora centra. Volpe. Volpe che se ne va bene. Volpe allarga benissimo per Maggino. Si butta dentro Sellitti, Maggino. Maggino deve dribblare anche l'arbitro in qualche modo, il tacco per Sensio, la palla in mezzo Zaccaro! Si mangia un gol che sembrava quasi fatto. 17 minuti Zaccaro, l'occasione più grande della gara sui piedi del bomber Formiano. Tira un sospiro di sollievo Giordani che obiettivamente avrebbe potuto farci quasi zero. Pallone che a dispetto della posizione comunque era di difficile controllo, spioveva dall'alto, intanto un fallo di mano. Formia che da un po' ha preso il comando delle operazioni, provando a trovare il gol del pareggio. Ora bene la giocata di Sensio per Sellitti. Sellitti che non arriva dal numero 3 ma va da Maggino. Maggino salta due avversari. Poi allarga il cross. Carfora arriva in disturbo. Riesce a rubare il pallone al limite dell'area piccola. Mette in mezzo però non c'è nessuno. Il Formia sciupa. Centra di petto. L'anticipo di Laghigna. Ultimo tocco del numero 9 ospite. Mezza dormita del Cedial qui con Carfora che non si è trovato girato dalla parte giusta per poter concludere. Allora ha dovuto perdere un po' di tempo per cercare un compagno che poi non c'è stato. Però Maggino non salta proprio. Una mezza incomprensione con Leccese, la faccia di Maggino è tutta in programma. Comunque ancora Cedial. In chiusura Sellitti, il cross, Laghigna sembra in posizione di fuorigioco, così è. Scognamiglio nel dubbio, sparacchia via il pallone. Posizione abbastanza evidente di offside questa. La battuta di Castiglione per Leccese. Leccese profondo a trovare Sellitti, Sellitti si porta avanti il pallone. Arriva Sensio, Sellitti, il gioco di gambe, Maggino, la palla ancora per Sellitti che resiste alla trattenuta, il tiro, la respinta, il miracolo e poi Carfora, il gol! 1-0, Carfora ritorna con gol in campo al minuto 19, 45 secondi, vantaggio Formia con Sandro Carfora. Miracolo di Giordani su Sellitti, poi intanto il Cedial che protesta, ma il gol è stato convalidato. Carfora che mette dentro l'1-0. Proteste
anche insistite con il guardaline soprattutto. Non dovrebbero esserci stati provvedimenti. Riparte allora il Cedial con Formia al momento quarto da solo, dato che l'Aprilia è caduto col serpentare, dunque si è compattata un po' la situazione in quella parte di classifica. Valeotto controlla, può solo spizzare di testa la Ghigna. Centra. Il Cese centra. Pallone per Volpe. Volpe trova bene Zaccaro che scivola, riesce a tenere il pallone. Poi calcio di punizione per il Cedial. Zaccaro ha qualcosa da dire a Nardi. Zaccaro nervoso. Che però cerca di andare col dialogo verso Nardi. Non ha chiaramente intenzioni bellicose, però il chiarimento a suo dire è doveroso e dunque anche l'arbitro arriva. Pronto Cirilli. Battuta del numero 5 di testa Castiglione, Leccese addomestica in qualche modo, poi va in profondità per Sellitti che ha un po' di spazio, la chiusura però di Poltronetti, ancora rimessa laterale per un Formia che non vuole fermarsi dopo l'ottenimento del vantaggio con Carfora. Centra, riceve il controllo, si propone Volpe, si serve invece Carfora, ancora centra. Leccese di prima intenzione, non c'è nessuno, allora Carfora va a recuperare la posizione, riceve da centra, sempre in quel fazzoletto di campo. Leccese, centra. Carfora riesce a toccare, ancora Leccese, Zaccaro in posizione irregolare. Aveva avuto il sentore, infatti si è girato immediatamente verso il guardalinee prima di scattare. Impressione giusta, posizione irregolare. E Lido dei Pini in possesso. Ancora Nardi. La testa ad allargare il pallone per Trincia. Poi sbaglia Volpe. L'appoggio per Carfora. 23 minuti superati. Seconda parte del primo tempo. Formia in vantaggio 1-0. Rete al 19° minuto di Carfora. Lido dei Pini che spreca questa rimessa laterale, Zaccaro poi va a saltare in qualche modo, Carfora può andare ma viene chiuso, poi colpo preso da un giocatore del Lido dei Pini, così sembra, si può proseguire, palla persa e allora bisognerà vedere che è successo. Carfora imbestialito, dice di non aver toccato Trincia, classe 97, che se la prende anche con l'arbitro. Il tocco di Leccese che rischia la frittata, poi riesce a rimediare a un suo lancio sbagliato. L'errore stavolta è di Sensio, si ripropone in avanti il Lido dei Pini, chiusura di Baleotto con perfetta scelta di timing. Lido dei Pini che poi gioca un po' a palla avvelenata passandosi tra tre giocatori questo pallone per decidere chi deve battere la rimessa. Sellitti, Maggino la spizzata per Zaccaro, poi ancora Sellitti di testa. La domestica Castiglione. Lido dei Pini che ha un po' di spazio da attaccare con Trincia. Va Carfora. Trincia resiste e suggerisce per Trippa. Pallone in mezzo di testa Castiglione.
Poi Leccese pressato dal ritorno di un avversario, scarica su Carfora, poi c'entra. C'entra, va troppo profondo, non c'è nessuno. Lido dei Pini che però non lascia scorrere. E allora il pallone che ritorna al Formia. Fasi un po' confuse, senza troppo ordine. Baleotto allarga per Sensio, sbaglia ancora Sensio, secondo errore in pochi secondi. Si butta in avanti Porcari. Chiuso a due uomini nei pressi della bandierina, rientra, riesce a suggerire alla grande, poi Cristofari controlla male, per fortuna del Formia. Poi Zaccaro spizza verso nessuno. Immagino era dall'altra parte, Cristofari sbaglia il controllo e Baleotto è ottimo nella chiusura, dall'altra parte già alla ghigna. Nuovo tentativo del Lido dei Pini, palla in mezzo. Lascia scorrere Sensio di piede, Scognamiglio cancella il pareggio. Sellitti commette fallo. 26 minuti. La parata di piede di Scognamiglio che tiene a galla il Formia in situazione di vantaggio 1-0. Solita ammucchiata dentro l'area per questo calcio di punizione che viene accordato in questo momento. Viene battuto il colpo di testa, posizione di fuorigioco poi. Scognamiglio che mette a terra. Immagino chiede la battuta rapida, invece si va corti su centra. Leccese. Leccese scarta un avversario, non ha però lo spazio per caricare il pallone profondo. Ci prova Castiglione, il cambio di lato che forse è troppo ingestibile, così è. La testa di Sellitti. Poi intercetta il Formia, Maggino. Volpe si propone, Carfora in mezzo a due, riesce a controllare, poi Lido dei Pini che se la cava. Deluso anche Zaccaro, poi Sellitti che si trova dall'altra parte della sua posizione abituale, poi vola Sellitti, ma c'era stato un fallo precedente sulla ghigna. A terra tutti e due, la punizione sarà ancora per il Lido dei Pini. Con il pallone nei pressi del centrocampo, punizione corta con Trippa all'indietro per Cirilli. Il cambio di lato tra centrali e difesa. Poi sbaglia la triangolazione il Cedial. Battuta della quale si incaricherà Sensio. Di testa Zaccaro, poi la palla per Sellitti. Sellitti ha spazio da attaccare, può inserirsi, può andarsene Sellitti. Non c'è però nessuno perché Carfora ha tagliato dall'altra parte. La sua fascia abituale era totalmente deserta. Il cross in mezzo, blocca Giordani. Poi Baleotto deve andare a chiudere di nuovo di testa, puntuale il numero 5 del Formia. Lido dei Pini che con la ghigna mette a terra questo pallone. Deve puntare l'avversario e l'area. Saltato centra, mette in mezzo la ghigna, ancora Scognamiglio. Carfora. Spalle alla porta avversaria, rinvio dal fondo, riesce a far carambolare il pallone sull'avversario e trova un ottimo rinvio dal fondo. Quasi alla mezz'ora, sempre 1-0. Scognamiglio. Non saltano né Zaccaro né Maggino, poi scivola un giocatore del Lido dei Pini che reclamava un fallo. Sembrava caduto abbastanza da solo.
Comunque Sellitti, Leccese, Leccese l'apertura per Carfora, si sovrappone, c'entra Carfora, Cincischia col pallone, non se la sente di dare di prima, c'entra e poi la palla sguscia via. C'entra all'indietro per Scognamiglio. Scognamiglio ributta in avanti il pallone. Controllo così così da parte di Cirilli. Ancora Formia. Giocatore in maglia gialla e pantaloncini neri quest'oggi. Di testa Maggino anticipato. Ancora Cedial con Cristofari. Pallone profondo per la Ghigna che sembrava oltre la linea dei difensori, ma comunque la sfera era veramente ingestibile. Scognamiglio a trovare Zaccaro, in qualche modo riesce a spizzare il pallone, poi la chiusura in fallo laterale, ancora una volta. Concentra. Serve Carfora di petto ancora per il numero 2. Zaccaro. Zaccaro di testa in mezzo. Era andato incontro Maggino. E dunque non c'è nessuno neanche in questo caso. Volpe. Leccese. Apertura per Sellitti che deve impegnarsi per tenere dentro questo pallone. C'è Giordani in chiusura su di lui. Sellitti lo salta netto. Salta un altro avversario, il pallone morbido in mezzo, Zaccaro controlla in un primo frangente, poi c'entra saltato, in chiusura Castiglione. Castiglione in proiezione offensiva riesce a saltare, a servire Carfora. Il cross di Carfora un po' arretrato, la mezza giocata di Zaccaro, posizione e giocata regolare, un mezzo tocco di mano giudicato involontario. E poi pallone sul fondo. Cirilli. Largo ancora una volta un Cedial che al momento prima di questa gara con i risultati della mattina resta più 3 sulla zona playout dato che l'Unipo Mezia ha perso, è stato raggiunto al San Cesario e questo è il duo di ultime due squadre che al momento disputerebbero i playout. Intanto prova il tiro alla distanza e finisce veramente di un nulla a lato. Con Scognamiglio che ci avrebbe potuto far poco in questo caso. 33 minuti e il Cedial va vicinissimo al pareggio. Centra. Volpe. Servizio per la corsa di Carfora, si porta avanti o almeno ci prova. Il pallone con la testa chiedeva il gioco pericoloso, non viene accordato. E dunque ancora Formia con la rimessa che viene assegnata al Lido dei Pini. Stranamente. Abbastanza incomprensibile questa decisione. Un Carfora che non aveva toccato il pallone, anticipato netto. Rimessa che sarà ora del Formia, però qualche metro più indietro. E c'entra, deve procedere a un pallone lungo, anzi no, arriva Zaccaro incontro. C'entra per Maggino in mezzo a due avversari. La palla nel cerchio di centrocampo, saltato Leccese. Poi Sensio. Prende bene il tempo, sfrutta l'aiuto dei suoi compagni. Allora Sellitti. Leccese. Dall'altra parte c'è Centra. Leccese ritorna su Maggino. Maggino si porta avanti il pallone. Poi ultimo tocco. E calcio d'angolo. Ultimo tocco del Lido dei Pini. Sarà corner per il Formia. Al 35esimo minuto. Scalda
qualche giocatore, soprattutto da parte del Lido dei Pini, uno in particolare, dietro Mister Panicci. Leccese sul punto di battuta. Sta per partire questo calcio d'angolo. La testa, poi il colpo di testa è ancora. Gol che non viene convalidato. Chiedevano la realizzazione su Castiglione. Qui evidentemente non c'è la goal line, quindi un po' così. Dunque, miracolo di Giordani che evita il 2-0. Poi Volpe se ne va, Maggino lo serve, Volpe il tocco in anticipo e giallo inevitabile per Nardi al 36esimo minuto. Primo ammonito anche per il Lido dei Pini. Un ammonito per parte, dall'altra parte Castiglione all'ottavo. Si illumina un po' la foschia intorno allo stadio di Marano. Sole che fa capolino per questi ultimi minuti del primo tempo, ultimi 10 più recupero. Carfora tocca corto per Leccese. Leccese in mezzo, la testa in posizione irregolare di Castiglione ancora una volta. Formia che è scoperto. Fuori gioco che non è stato ravvisato, nel senso che è stato dato il vantaggio al Lido dei Pini. Lido dei Pini che riapre su Nardi. Arriva Carfora in chiusura. La palla per Giordani in posizione di centrale difensivo. Rizzoli improvvisamente diventa fastidioso in pochi secondi. Soprattutto dato che si sta attaccando proprio sotto di lui. Di testa in caduta un giocatore del Formia era Sellitti stavolta. Riesce a tenere il pallone in campo. Poi Castiglione svirgola. Prende posizione Laghigna. Ancora la Ghigna, sbroglia il Formia, controllo non perfetto del numero 9, Maggino. Va a servire Sellitti, non arriva questo pallone a destinazione, poi Baleotto, la testa di Volpe, Leccese. All'indietro per Giordani il pallone. Giordani con le mani, oltre la linea di metà campo. Sensio controlla, saltato con lo scatto dopo colpo di testa dell'avversario. Pallone morbido di Leccese, trova bene il fraseggio il Formia. Maggino, Leccese, cioè c'entra liberissimo da questa parte, non lo vede Leccese, allora va Sellitti. Sellitti, cannonata per Carfora che ancora una volta aveva provato a cambiare versante. Poi un mezzo fallo di Zaccaro a frenare l'azione del Lido dei Pini. A 5 minuti più recupero dalla fine del primo tempo. Porcari. Sensio ancora una volta saltato, riesce solo a spizzare dopo tocco dell'avversario. Palla in mezzo. Carfora. Mezzo colpo richiesto dal numero 6 del Lido dei Pini, poi rimessa Formia. Centra ancora le proteste. Invitato a rettificare la propria posizione il numero 2 del Formia. Il
La testa di Carfora, non c'è però nessuno del Formia a poter raccogliere. Intercetta però Leccese qui. Anzi, no, non c'è il fallo su Leccese. Si prosegue. Lido Di Pini che recupera dunque il pallone. Sembrava in anticipo netto Leccese. Poi palla senza pretese. Scognamiglio aspetta di essere minimamente pressato per raccoglierla con le mani. Si butta in avanti anche centro e dunque andrà con i piedi Scognamiglio. Centra di testa Leccese, centra un avversario. Poi Baleotto, serie di scambi, Sensio, la finta e poi se ne va. Allarga per Sellitti. Ancora Sensio, servito in profondità, controlla nei pressi della bandierina. Forse andrà a cercare una deviazione, anzi no. Tutto regolare. Palla recuperata dal Lido di Pini che poi per un attimo sbaglia. Volpe in scivolata va a vuoto, si inserisce la ghigna in profondità, chiusura di Castiglione. E ultimo tocco del numero 6 Formiano. Chiusura provvidenziale di Castiglione sulla ghigna. Quest'anno ancora non a segno in campionato. Proprio il numero 9 che se ne va benissimo, riesce a entrare in area. Appoggia all'indietro per Cristofari, la gabbia del Formia sventa il pericolo. Ancora un cross, ancora Baleotto di testa, poi Leccese. Formia che deve sistemare una situazione che si sta facendo complicata. E Lido dei Pini che però sbaglia. Poi l'appoggio. Cronometro del primo tempo che inizia a scaricarsi con la rete di Carfora che al momento proietta al quarto posto solitario il Formia. Scognamiglio per Zaccaro, la spizzata, poi ancora Zaccaro una terza volta, intervento in scivolata, in ritardo e ammonizione per Trippa al 42esimo. Trippa che protesta. Terzo ammonito della sfida. Zaccaro che ha vinto due contrasti, uno aereo, uno a terra, prima di essere abbattuto dal terzo. Ora si attende per la battuta di questo calcio di punizione. Con Leccese sul punto di battuta. 43 minuti superati da qualche istante, sempre 1-0, poi Leccese per Sellitti, la battuta corta. Ancora Leccese. Sellitti. La palla per Zaccaro dentro l'area, lascia scorrere Zaccaro, arriva sul fondo, non riesce però a toccare, palla per il Lido dei Pini. Che anche qui resiste, seppur traballando. Giordani prende la rincorsa lunga. Poi il servizio per Nardi. Si fionda Carfora ad alzare il baricentro della squadra. Poi di testa Volpe, ancora un po' scomposto. Volpe però regolare la ghigna. Chiuso da Castiglione. Poi Scognamiglio. Maggino mette tra sé e l'avversario, mette sé tra l'avversario e il pallone, ma poi Lido di Pini recupera ancora, poi la chiusura di Carfora che concede un calcio d'angolo. Concede il calcio d'angolo al Lido dei Pini. Una delle ultime occasioni mentre sta per essere segnalato probabilmente il recupero in questo primo tempo. La palla in mezzo, lo stacco, il pallone fuori. Lo stacco era stato di Poltronetti.
Non trova l'impatto giusto, non c'è recupero, finisce qui il primo tempo. Formia in vantaggio 1-0, la rete di Carfora al minuto 19 su Tapin, sul quale Giordani non ha potuto nulla, e Formia che dunque chiude avanti il primo tempo. Ed è dunque 1-0, il Formia chiude avanti la prima frazione, ora dovrà difendere e possibilmente incrementare questo vantaggio nei secondi 45 minuti contro il Lido di Pini, un Cedial che nel finale di primo tempo è riuscito a sfoderare qualche tentativo anche mettendo in difficoltà gli avversari. Bisogna ripartire col Formia in possesso, che però perde immediatamente la palla. Giordani scarica sull'altro Giordani, l'attaccante a portiere, poi Cedial che si propone con la ghigna, chiusura disperata di Baleotto sul pallone, prende il tempo alla ghigna che aveva preso a sua volta il tempo alla difesa del Formia, poi Formia che butta la palla fuori per permettere i soccorsi al numero 9, situazione veramente di rischio enorme per il Formia. Baleotto che si presenta immediatamente con una buona sicurezza, almeno quella dimostrata finora, con una buona prestazione in questi primi 45 minuti e 30 secondi, 46 in questo momento, perché non c'è stato recupero nella primo tempo. Ora il Cedial che restituirà palla con Porcari. Si scaldano due giocatori per il Formia e dall'altra parte ben quattro. Riscaldamento di massa per il Cedial. Poi Zaccaro prende la posizione, anticipato però. Pallone è per gli uomini in maglietta giallo-blu con Cristofari. Cristofari che resiste a Volpe, poi va al tiro, respinto. Nardi prova a rintuzzare l'azione, detta il passaggio all'indietro Porcari. Nardi invece preferisce andare avanti, poi di testa Castiglione che tocca di mano. Così è stato ravvisato. Proteste immediate di Cristofari che era da quelle parti. E dunque Lido Di Pini che porta un altro potenziale pericolo da calcio da fermo alla porta del Formia. Scognamiglio bravo in almeno due occasioni. Una di queste ha salvato di piede un pallone che sembrava quasi destinato ad entrare. Barriera molto nutrita con tre giocatori e Volpe a controllare l'azione di disturbo dell'unico componente del Lido dei Pini presente, e poi il miracolo di Scognamiglio in controtempo riesce a recuperare la coordinazione, a tuffarsi, a cancellare un altro pallone che sembrava già dentro. È solo calcio d'angolo, sembrava veramente tagliato fuori. Scognamiglio è riuscito con uno scatto, un colpo di reni tremendo a evitare il pareggio, che però arriva in questo momento con la ghigna. Prima rete in campionato per lui, 1-1 del Lido dei Pini. Stacco imperioso di la ghigna che pareggia e poi festeggia acrobaticamente. Per l'1-1 qui Scognamiglio non poteva farci nulla, Formia che è stato beffato, è stato sovrastato fisicamente dal numero 9, senza riuscire a contrastare. Ora Maggino allarga per Zaccaro il tunnel,
Il velo fatto da Zaccaro, che poi riceve, innesca Carfora. Carfora che brucia sullo scatto l'avversario. Il pallone in mezzo, Sellitti! Sellitti 2-1 immediato del Formia. Lido De Pini che non ci crede neanche 60 secondi ed è di nuovo avanti. Sellitti, la rete, lo scatto di Carfora che brucia l'avversario. Si va a festeggiare sotto la curva. Sellitti prende il pallone, lo colpisce al volo per la seconda rete stagionale per lui, la prima in campionato dopo la realizzazione in Coppa. 2-1 Formia, botta e risposta immediato. E dunque è come se non fosse successo sostanzialmente nulla in questi 2 minuti. Intanto un cartellino giallo per Sellitti che si è levato la maglia, eccesso di festeggiamenti per lui. E dunque Sellitti ammonito. Applausi però per lui, applausi meritati. Dal nulla creato questo gol da parte del Formia. E ora il Lido De Pini dovrà reggere la botta di un pareggio durato solo 30 secondi. Psicologicamente non è facile. Riesce a tenere il pallone dentro, anzi no, rimessa per il Formia. Cinquantesimo superato e già abbiamo visto in 5 minuti e mezzo più di quanto visto in tutto il primo tempo, con ben due reti. Zaccaro per centra il tocco, la rimessa ancora per il Formia. Formia che non ci è stato alla situazione di pareggio, non ha voluto assolutamente rimanere in quella situazione per troppo tempo, è riuscito a trovare il varco giusto e non ha perdonato per ora, ritrovando il vantaggio. Era un pallone buttato nella terra di nessuno, il Lido dei Pini che però perde il pallone con Castiglione, poi Leccese che difende bene senza fallo la sfera. Volpe, Volpe scambia con Maggino, poi scivola Trippa che però a giudizio dell'arbitro ha subito fallo. Batte il Lido dei Pini che poi va dietro su Giordani. Zaccaro porta il pressing al portiere avversario. Ora Baleotto in chiusura. Si prende il rischio di un controllo. E poi dal tentativo di saltare Cristofari. Cristofari che ha avuto un'occasione in mezzo all'area nel primo tempo, senza però azzeccare il controllo. Di testa a Nardi. A terra Volpe, si può proseguire per l'arbitro, poi però il fallo su Leccese è evidente. Zaccaro. Zaccaro salta l'avversario qui, se non è punizione questa. Lido De Pini che però è già dall'altra parte con Cristofari, Baleotto lo prova a controllare, Cristofari entra in area, Baleotto gli tocca il pallone, poi cade a terra Cristofari. Ancora prosegue il gioco con l'arbitro che non ferma nulla, poi Carfora che arriva sul suo stesso colpo di testa. Zaccaro anticipato. Mezzo pasticcio qui con la Ghigna in fuorigioco di rientro. Intanto cambio per il Lido dei Pini al 53esimo. Cambia le carte in tavola. Mister Panicci con Screti che dovrebbe uscire, il numero 8. Così è. Fuori classe 97 Screti e dentro il numero 15 Flamini. Per Flamini, anche per lui 0 gol in campionato per ora. Con la Ghigna che si è sbloccato proprio oggi. Un gran bel gol con tanto di capriola che però è stato prontamente annullato
Dopo pochi secondi ora, calcio di punizione per il Formia con Maggino atterrato. Carfora sul punto di battuta. Lascia poi a Leccese. Pallone dall'altra parte per Sellitti a Domestica e ha il tempo per puntare Giordani. Servizio per Zaccaro. Zaccaro il pallone in mezzo, lascia andare via Maggino. Leccese poi per Carfora, preso in contropiede. Carfora per Centra. Leccese centra. Si butta dentro Carfora e forse riesce a tenere dentro questo pallone. Calcio d'angolo. Ancora Carfora, ancora la sua velocità. Si conferma un fattore per questa squadra, il numero 7 di Rosolino. In grado veramente di dare strappi importanti. Attaccherà fino al 90esimo sotto la propria curva il Formia, fattore non da poco. Pallone spizzato da Maggino, arriva a centra in posizione regolare. Si può proseguire ancora Formia. Volpe riapre per Maggino. Maggino vince il contrasto, quasi non se ne accorge. E poi Giordani con le mani. Mette a terra il Giordani con la maglia numero 11. Pressing di Maggino e di Zaccaro. C'è Dial che se la cava bene con Trippa che apre il gioco per Nardi. Poi Leccese aspetta, non esce dalla propria posizione il pallone per il servizio in fuorigioco per la Ghigna. Che se la prende un po' col guardalinee. Poi Formia che però ha già battuto questo calcio di punizione. Maggino non mi è ravvisato alcun fallo su di lui. Allora Lido Di Pini che ha un'altra occasione. Cristofari apre, deve andare a chiudere. C'entra il tentativo di Laghigna. Chiusura del numero 2 del Formia in calcio d'angolo. Ancora calcio d'angolo. Formia che ha perso questo pallone pericolosissimo a centrocampo e ora deve stare attentissimo sul corner. Zaccaro spazza via senza troppi complimenti. Ancora rimessa laterale per il Lido dei Pini. Formia per cui è importantissimo vincere questo match. Vorrebbe dire anche se le distanze sono siderali e gli obiettivi non sono certo di altissima classifica, guadagnare 2 punti sia su Colleferro che su Vissartena che si sono annullate nello scontro diretto. Intanto Sellitti per Sensio, Sensio si prolunga il pallone. Il prossimo match darebbe proprio l'occasione al Formia di confrontarsi in trasferta contro la Vissartena. Per il Lido dei Pini invece la sfida in casa contro il Roccasecca. Quest'oggi ha pareggiato con San Cesareo. Intercetta Sellitti. Intervento sulla palla. L'arbitro, anche a brutto muso, dice a Sellitti di rialzarsi. L'intervento era sulla palla, poi Castiglione. Finta il retropassaggio, spara via, palla ancora in campo. Zaccaro se la prolunga col tacco, non riesce ad andarsene via. Due avversari, neanche con l'aiuto di Carfora. Poi Lido dei Pini che mette a terra un pallone complicato. Occasione col tiro deviato e la deviazione è provvidenziale. Viene chiamato un tocco di mano dal Lido dei Pini. Veementi le proteste, 58esimo, episodio dubbio. Deviazione che provoca un calcio d'angolo, ma il Lido dei Pini voleva il calcio di rigore su questo tiro di Cristofari.
stesso Cristofari alla battuta di testa Maggino, poi Sellitti anticipato, palla altissima, Volpe prende la posizione regolarmente, lo stacco del capitano del Formia, un mezzo gioco pericoloso non ravvisato e poi ancora la chiusura di Volpe che con l'aiuto di Sensio sbroglia la situazione, ma ancora Lido dei Pini. Il pallone alzato a campanile da Castiglione, Baleotto. Formia che non riesce a uscire, poi il fallo di Sellitti qui su Porcari e il secondo giallo per Sellitti che viene espulso. Formia improvvisamente in 10. Ingenuità di Sellitti. Formia che avrà tutta una mezz'ora per resistere in inferiorità numerica. Sellitti che se ne deve andare sotto la doccia e qui è pesata tantissimo quell'ammonizione sul 2-1. 2-1 al 49esimo. Levarsi la maglia è risultato fatale. E Formia che ora veramente se la vede brutta. Dopo non aver mandato via questo pallone, incoraggiamento dalla tribuna e dalla curva per Sellitti. Chiaramente amareggiato. Il Lido dei Pini che da posizione centralissima andrà a battere con Porcari o Cristofari, più probabilmente Cristofari che cerca il settimo gol stagionale. Barriera nutritissima. Il tiro di Cristofari che sbaglia nettamente. E intanto il secondo cambio del Lido dei Pini che butta immediatamente dentro forze fresche. Fuori il numero 4. Trippa, già ammonito tra l'altro, e dentro il numero 14, Lucidi, al 61esimo minuto. Intanto bisognava battere, non bisognava battere questo calcio di rinvio dal fondo perché c'era da aspettare il via libera dopo il cambio. Scognamiglio a cercare Zaccaro, la palla che va via. Controllo di Cristofari. Vedremo come si schiererà il Formia, privo di una delle sue due frecce. Giordani di testa leccese, di petto Zaccaro, prende bene la posizione, scarta anche Volpe, Zaccaro, situazione complicatissima, se ne esce alla grande il numero 9 che poi brucia in velocità un avversario, allarga per Carfora che ha cambiato lato intanto in zona Sellitti, Carfora tiene il pallone, non tiene il pallone fuori, intanto c'è un giallo per il numero 2 Poltronetti. Per aver fermato, tentato di fermare Zaccaro che se n'era andato al 62esimo, Poltronetti viene ammonito. C'è la battuta del fallo laterale con Maggino che prende la posizione sull'avversario. Poi il servizio su Carfora che non arriva, Maggino se ne va sul fondo, mette in mezzo la palla, la spizzata di Nardi. Poi c'entra in mezzo per Maggino in posizione irregolare, ma ci prova lo stesso. Lido dei Pini che dunque passa qualche secondo per recuperare il pallone, intanto effettuerà il terzo cambio, fuori il numero 2, proprio Poltronetti, appena ammonito. E dentro il numero 18, Loreti. Formia che ha tutti e tre i cambi. Lido dei Pini che li ha esauriti tutti e tre.
per Loreti, 4 reti stagionali insieme a Cristofari, è il bomber di questa squadra, Cristofari 6, Loreti 4, insieme 10 reti su 18 in campionato, portano la loro firma. Flamini, porta palla, servizio per Lucidi, Flamini, Nardi, poi Cirilli, Wolfe va a chiudere su Porcari, Porcari che ha spazio però per andare la chiusura di Wolfe, il calcio di punizione per il Formia, calcio di punizione accordato al Formia dal signor Galasso di Ciampino. Continua a protestare il Lido dei Pini in questo frangente. Batte Castiglione. Di petto Zaccaro. Zaccaro ancora col possesso del pallone. Sensio. Leccese. La palla che non arriva a nessuno. Poi Sensio prende bene la posizione. Se ne va con Zaccaro, preso anche di sorpresa, intervento tentato su Flamini che però tiene il possesso. Dall'altra parte il Lido dei Pini, ancora Flamini. Rimbastire una nuova azione, il pallone profondo, esce Scognamiglio su Laghigna che fa cenno di ok a Flamini. Segno che probabilmente questo non sarà l'ultimo tentativo di inserimento con questo schema. Per ora Scognamiglio ha fatto buona guardia, intanto si prepara a entrare Pernice, visto un numero 15 in panchina del Formia. Carfora intercetta la palla per un attimo, poi fallo, nessun provvedimento, ma forse cambio che dovrà essere effettuato, anzi no, il Formia aspetta un po'. La palla per Giordani. Giordani che ha spazio da attaccare, deve andare a chiudere Wolfe. Giordani tra Wolfe e Sensio, perde palla poi Wolfe, un po' approssimativo nel suggerimento. Sensio spara via, c'è il solo Zaccaro a tenere alta la squadra. Poi è un po' schiacciato. Suggerimento per Laghigna ancora, c'entra. C'entra, prova ad andare a chiudere, pallone in mezzo, calcio d'angolo, ancora calcio d'angolo, siamo a metà del secondo tempo, 2-1 Formia, pareggio di Laghigna dopo la rete di Carfora nel primo tempo, immediatamente un minuto dopo Sellitti, poi espulso, e forse starà ripensando negli spogliatoi a quel primo giallo preso per essersi tolto la maglia. Poi sbaglia il Lido dei Pini. E viene effettuato ora il cambio. Fuori Maggino, che deve farsi tutto il campo. E l'arbitro lo invita a uscire dall'altra parte e lo ammonisce. L'arbitro lo invita a uscire dall'altra parte, ha deciso che Maggino doveva uscire dall'altra parte e lo ammonisce. Maggino che dunque esce con un giallo addosso, dentro Pernice. Sessantottesimo minuto. Teoricamente il regolamento dice che bisogna uscire dalla parte di dove si effettua il cambio, poi sta al giocatore decidere se uscire per velocizzare le operazioni dall'altra parte. Comunque, vale 8. Leccese, profondo per Zaccaro. Zaccaro l'ha giocata, poi prova un tacco di troppo, rischia Zaccaro. Poi Wolfe, il fallo qui. Ancora Lido dei Pini con Nardi. Allarga davanti alla panchina del Formia.
Controllo di Porcari, ancora Volpe, ancora il fallo del numero 4. Lido Ipini, la battuta molto rapida, di petto esce Castiglione, che però non trova nessuno e allora regala un altro pallone il Formia al Lido dei Pini. Un Formia che non deve disunirsi, deve cercare di trovare la quadra anche in 10. Certamente non è facile. Lido Ipini continua a pressare, intanto un giocatore ospite a terra, non è ravvisato nulla, il fallo laterale per i padroni di casa. Centra. C'è Carfora libero nel cerchio di centrocampo, Baleotti, anzi Leccese. Leccese chiuso da due uomini, perde il pallone Cristofari per Laghigna, il tocco sul pallone. Laghigna a terra, il pallone qui era evidente. Ma Formia che traballa ancora e trema ancora. Mancano 20 minuti più recupero alla fine della partita. Porcari, pallone allargato ancora da Flamini. Flamini, c'è Porcari libero, servito il numero 7, deve ritornare Zaccaro in ripiego. Il tiro scarichissimo di Porcari. Non c'è nulla da segnalare. Di testa Zaccaro per Pernice. Qualche trattenuta su di lui per non farlo andare via. Tutto nei limiti del regolamento. Porcari ancora l'apertura, lascia Cristofari al compagno, che però va troppo largo e non riesce a caricare bene il cross. Ancora Cristofari, tiene in campo il pallone, poi Volpe commette fallo. A giudizio dell'arbitro, proteste e un altro calcio di punizione. La battuta a sorpresa anche per il Lido dei Pini. Non se l'aspettava nessuno, Escogna Miglio ringrazia e tiene il pallone. Sensio per Leccese. Leccese, il suo passaggio ancora intercettato. Forse un po' stanco anche il Formia. C'entra in chiusura, va in anticipo, tiene la posizione, tiene anche il pallone. Lo recuperano gli ospiti. Lido Ipini che continua la manovra avvolgente. Giordani, il pallone in mezzo. C'è Pernice che si tiene la rimessa. Quasi al 74esimo minuto. Se ne va Zaccaro. Poi Volpe proprio per il numero 9. Di nuovo Volpe a toccare il pallone, a rubare il pallone agli avversari. Carfora dà tutto se stesso per arrivare su questo pallone. Per poco non ci arriva. Poi la chiusura di Giordani. Ancora il Lido di Pini che riparte da una difesa tranquilla da qualche minuto. Si inserisce ancora Laghigna, Baleotto se lo perde un po'. Poi recupera la posizione, ancora Baleotto. Applausi per il numero 5. Carfora arpiona questo pallone. Cerca Zaccaro, però il pallone non arriva da nessuna parte. Porcari.
Lido dei Pini che ha gioco agevole nell'imbastire la manovra, poi al momento non riesce a trovare soluzioni, però il Formia deve inventarsi qualcosa e ora Zaccaro ancora troppo solo. Quel pallone largo sul vertice dell'area di rigore, si ritaglia lo spazio il giocatore del Lido dei Pini, Volpe ha spazio però, Volpe ha spazio per attaccare. Arriva Carfora, Volpe messo a terra, Carfora salta l'avversario, poi non si è capito bene che cosa volesse fare l'arbitro, il vantaggio non si è concretizzato per il Formia. Comunque c'è un altro cambio, secondo cambio per il Formia, a un quarto d'ora alla fine, fuori centra. E vediamo un po'. Dentro numero 16, Esposito. Dunque al 75esimo. Fuoricentra dentro Esposito. Un'altra carta da giocarsi per Rosolino tra Damiano, Valerio, Cavezza, Di Florio e Coppola. Zaccaro prende il pallone, entra in area, si presenta avanti al portiere. E la palla che poi carambola sul palo. Voleva il pallone, il possesso Giordani, calcio d'angolo per il Formia. Zaccaro stava trovando il colpo da biliardo. Formia un passo al 3-1 in 10 uomini. Carfora si mette vicino al punto di battuta, forse il pallone viene battuto in mezzo. Baleotto, solissimo, a domestica, poi allarga, bene per Esposito, con qualche patema, poi Esposito scarta un avversario che però gli tocca il pallone, scivolata di Leccese, ha spazio per andare Porcari, la Ghigna si porta davanti, il pallone è scivolato ancora di Baleotto, miracoloso Baleotto. Che colpo per ora di mercato quello del DS Miele. Baleotto che sta giocando 80 minuti da protagonista. La Ghigna già pregustava la doppietta. La chiusura di Baleotto. Abbraccio con Scognamiglio. Ora il Lido dei Pini però preme ancora. Porcari al limite dell'area. Salta un avversario ancora Baleotto. Carfora, dall'altra parte c'è liberissimo Esposito, non c'è però lo spazio per cambiare lato, perde palla il Formia. Leccese, poi a terra Porcari, e qui parecchio mestiere per Porcari. Con il calcio di punizione. Ancora da posizione centrale, Lido dei Pini che continua a pressare. Predispone la barriera Scognamiglio, ancora una volta barriera molto nutrita, posizione di massimo pericolo, ben due giocatori in disturbo. Allo schieramento di barriera del Formia, traversa del Lido dei Pini. Poi spara via il Formia, ma c'è il calcio di punizione, traversa il legno, salva il Formia. Scognamiglio posiziona il pallone. La battuta, Esposito fa sfilare il pallone parecchio involontariamente. In realtà era un controllo sbagliato, poteva andarsene se avesse toccato, ma era molto difficile. Nardi. Nardi non sa che fare, allora allarga per Lucidi. Flamini.
Pallone per Porcari. Porcari, l'inserimento di Giordani, ancora Baleotto. Palla rispedita al mittente, rispedita all'altezza della tre quarti difensiva del Lido dei Pini, con Cirilli che innesca un'altra volta Nardi. Flamini. Porcari. Suggerimento per Cristofari. Porcari potrebbe avere un po' di spazio. Carica il pallone con Scognamiglio, che poi recupera la posizione. Era comunque in posizione irregolare Loreti. Poi resta a terra Leccese per un colpo all'anca, sembra. Allontana il pallone Scognamiglio. Formi aggiunto al minuto 80. Ormai sono ben 21 minuti di inferiorità numerica. Lido dei Pini che ne ha avute di occasioni. Non ultima e non meno importante la traversa, colpita direttamente da calcio di punizione 3 minuti fa. Palla che va da Scognamiglio, restituita, e dunque si può ripartire. Un altro lancio profondo, da fondo a tutta la sua freschezza Esposito, che però non ci arriva. Spizza Porcari e Lido dei Pini può andare un'altra volta con Loreti. Loreti, l'inserimento, il pallone in mezzo che passa indenne il Formia. Carfora. Ancora benzina, il fallo qui di Laghigna, e dovrebbe arrivare un provvedimento. Cartellino giallo per Laghigna, che allarga le braccia, ma il giallo era inevitabile qui. L'81esimo minuto. Laghigna. Pallone profondissimo con Zaccaro, che forse ci arriva, la prolunga di testa e va da solo contro tutto il Lido dei Pini praticamente. Tocca Zaccaro, poi arriva Esposito su Nardi, che praticamente ha cambiato fascia di competenza al momento. Cristofari. Cristofari per Laghigna, il guardalinea alza la bandierina ed è fuori gioco. Fuori gioco con ancora proteste di Laghigna, che ha un conto in sospeso con il guardalinea, non gliene manda certo a dire, a gesti plateali, diciamo. Da un bel po'. Scognamiglio, la battuta corta per Castiglione. Castiglione, il pallone intercettato da Nardi, poi ancora Lido di Pini. La chiusura di Pernice, tiene in campo il pallone, riesce benissimo a tenere il possesso. Castiglione via per Zaccaro, che è chiaramente in fuorigioco, ma ci prova lo stesso. Altro offside. Quasi 38 minuti nella ripresa. Formia che si abbassa, sbaglia il controllo Cristofari, Leccese. Per Volpe si propone Esposito, servito da Volpe. Esposito potrebbe arrivarci la chiusura del numero 5, in versione ultimo uomo Cirilli. Poi Giordani freddissimo nel far ripartire i suoi. Ancora Lido dei Pini con sempre più uomini in proiezione offensiva. Porcari. Cambio di direzione, poi la palla per nessuno, protegge l'uscita di Scognamiglio. Castiglione. Scognamiglio, che stava per abbassarsi con una frazione di ritardo e stava per essere scippato del pallone. Intanto pronto il terzo cambio, e dovrebbe essere Cavezza. Zaccaro, il colpo di testa impreciso per Esposito. E allora si gioca la carta Cavezza, che dovrebbe entrare al posto di Carfora. Il 7 che ho visto era l'indicazione di chi dovrebbe uscire.
L'altro set intanto Porcari che fa girare il pallone per Nice senza fallo. Nessuno dei due per Nice riesce a servire Carfora, poi ancora Lido dei Pini, intercetta Leccese, ingenuità qui della Formia con Lido dei Pini che si mangia un gol già fatto, fuorigioco non segnalato e dunque posizione ritenuta regolare. Scognamiglio non c'era arrivato, ma il piattone con il portiere in uscita non è entrato dentro. E allora terzo cambio per il Formia, con fuori Carfora e dentro Cavezza. Se la gioca così il Rosolino. Minuto 84, 6 più recupero, anzi ormai 5 più recupero. Alla fine della sfida. E ancora disperazione per Cristofari. In tanti anche qui si stanno chiedendo come abbia fatto a non entrare quel pallone. Buon per il Formia che resta in vantaggio 2-1. Giordani. Flamini. Allarga per Giordani. Giordani salta, Esposito. Esposito intercetta il pallone, poi tiro, svirgolatissimo. Poi Cavezza. Intervento sul pallone qui, Cavezza che rischiava di farla frittata, appena entrato. Ancora episodio dubbio in area con il Formia che tiene. Porcari riceve il passaggio di ritorno, chiusura di Leccese. Rimessa gittata lunghissima del Lido dei Pini, Baleotto prende un colpo e il Formia respira, si rialza il numero 5. Sostituzioni finite, si andrà così fino alla fine. Con Lido dei Pini che è in campo due giocatori ammoniti, Laghigna e Nardi, il Formia invece a Castiglione. Ma è in 10 uomini al 59esimo, Zaccaro scavalcato dal pallone, Esposito. Esposito se ne va, poi commette fallo in attacco a giudizio dell'arbitro. Battuta del Lido dei Pini che deve andare per le vie larghe. Esposito prova a inseguire fino alla fine l'avversario, poi pernice, prolunga in calcio d'angolo. Sventa anche questa incursione. Ancora corner per il Lido dei Pini, di testa Leccese, poi Flamini. Cross non fatto in un primo momento, eluso Leccese, la palla che non viene tirata, ancora Leccese, il fallo in attacco evidente qui. Poi va a velocizzare le operazioni Loreti, minuto 88, 2-1 per il Formia, 2 più recupero alla fine, Esposito, Esposito la giocata per Sensio. Sensio, chiuso dal numero 5 Cirilli, Sensio se ne va, il cross in mezzo, Cavezza prova a rincorrere la palla, la tiene in campo, anzi no, occasione sprecata dal Formia che non sfrutta a dovere una situazione che si era fatta interessante, intanto intervento di Volpe che si prende un cartellino giallo. Meno di un minuto e mezzo alla segnalazione del recupero. Riparte il Lido dei Pini. E ora inizia a calare anche un po'
di freddo. Qui al comunale di Maranola, freddo a livello meteorologico, perché per quanto riguarda il sudare freddo a livello psicologico, i tifosi del Formia lo stanno facendo da una buona mezz'ora. Intanto il Lido dei Pini si incarta. Dovrebbero essere 4 minuti di recupero segnalati tra una trentina di secondi. Quindi si sta per scoprire fin quando si giocherà. La palla per Zaccaro. Serie di colpi di testa, poi Lido dei Pini che non la conquista. E allora Esposito che prova a ringhiare sulla difesa a due. Spinge Esposito. Un paio di secondi al 90°. Segnalati 4 minuti di recupero, si giocherà per altri 4 minuti, recupero appena iniziato. Nardi per Porcari. Leccese saltato di testa, in qualche modo il Formia la sbroglia. Senzio per Esposito, Esposito profondo con Zaccaro in posizione regolare. Giordani fuori dai pali che sbaglia l'appoggio. Senzio anticipato, intervento sul pallone. Stava combinando veramente una cosa grossissima la difesa del Lido dei Pini, che ora può andare ancora con la Ghigna. La Ghigna portato fuori dal tocco di Cavezza. Il pallone passa in mezzo. La palla però è ancora del Formia. Intervento falloso e fischio che arriva prima del gol che sarebbe stato quello del pareggio. Mancano 3 minuti. E il Formia è sempre avanti 2-1. Vuole tenersi stretto questa vittoria, vuole tenersi stretto questo quarto posto solitario che sarebbe a fine partita. Intanto Esposito va a innescare un tocco del Lido dei Pini. Il Formia ha tutta la calma del mondo per effettuare le operazioni. Senzio per Esposito. Esposito il tocco, ancora la deviazione. E se n'è andato quasi il secondo minuto. 46 e 45. Senzio per Esposito. Esposito che potrebbe cambiare lato, serve invece Leccese. Leccese profondo per Zaccaro, si porta avanti o almeno prova. Il pallone con la testa, Giordani intercetta. Nardi, inversione attaccante aggiunto. Avvia il pallone di Leccese che però viene raccolto ancora una volta dal Lido dei Pini. La palla per Lucidi. Pallone larghissimo, altro cross messo in mezzo, Scognamiglio blocca. Un minuto e mezzo alla fine dei 4 minuti di recupero. Scognamiglio, la palla per nessuno, il Formia è tutto dietro, sbaglia però il controllo il Lido dei Pini e Zaccaro recupera il pallone, segnalato però falloso l'intervento. Il Lido dei Pini che batte anche qualche metro avanti, comunque tutto giudicato regolare, parte il cross, lo stacco e poi il tiro, Scognamiglio e il pareggio al 93° minuto del Lido dei Pini. Scognamiglio non trattiene e arriva la beffa sul filo del traguardo al 93°. Il pareggio dalla distanza, il 2-2 che probabilmente sarà il risultato definitivo. Con gesti non proprio edificanti da parte del portiere ospite agli indirizzi della panchina del Formia, comunque. Tanto Zaccaro protesta per un fallo che sembrava evidentemente non esserci stato. L'arbitro ha ravvisato l'intervento falloso di Zaccaro e praticamente mancano 10 secondi. Zaccaro prova ad andare da solo e dovrebbe finire qui.
2-2. 2-2, il Formia si vede sfuggire di mano, una vittoria che sembrava ormai portata in porto. 2-2, Carfor al 19esimo, Laghigna al 48esimo, un minuto dopo Sellitti, poi espulso dopo 10 minuti e al 93esimo la rete col tiro della disperazione dal limite e la mezza papera di Scognamiglio, di uno Scognamiglio fino a quel momento perfetto per il 2-2 finale. Continuano i conciliaboli tra i giocatori e Formia, in particolare Zaccaro e l'arbitro. Intanto a me non resta che ringraziarvi e dare la linea alle interviste del post partita. Formia 2, Lido dei Pini 2. Mister Panicci, sembrava veramente stregata quella porta, fino al 93esimo, poi il tiro quasi della disperazione, il mezzo infortunio di Scognamiglio e questo gol. Sì, hai detto tutto bene, però vorrei precisare che il portiere secondo me aveva fatto pure due delle grandissime parate prima, ragazzo giovane, quindi se non sbaglio non è da ammazzarlo. Insomma. Ecco, no, noi diciamo che penso che sul campo il punto l'abbiamo strameritato, almeno questo dice il campo. Poi certo, a riuscirci a 10 secondi dalla fine, pizzico di fortuna c'è stato, però io so contento della squadra. Insomma, penso che abbiamo fatto un ottimo secondo tempo, anche un pochettino poi agevolati dal fatto che Formia è rimasto in 10. L'unico rammarico è che hai preso gol 2 secondi dopo aver raggiunto il pareggio, e quello secondo me ha un po' determinato la partita. Per me star Formia poi ti fa solo la fase difensiva, e tra l'altro faccio i complimenti, la fanno molto bene. Noi dobbiamo modificare qualcosa, soprattutto sul movimento dei due attaccanti. Insomma. È un Lido dei Pini che aveva iniziato benissimo la stagione, poi una frenata, risultati altalenanti, l'eliminazione beffa ai rigori in Coppa. Che campionato è fino a questo momento e dove vuole arrivare questo Lido? Allora, io penso che questa squadra merita di più della posizione che occupa adesso in classifica, anche se poi la classifica dice questo e dobbiamo accettarlo. Ci abbiamo avuto un periodo abbastanza sfortunato con tantissimi infortuni che adesso piano piano stanno recuperando, pure oggi comunque c'eravamo 4 persone fuori, non avendo una rosa molto molto ampia, quindi quando manca più di qualche elemento andiamo un pochettino in difficoltà. Adesso con l'apertura del mercato abbiamo messo dentro qualche ragazzo in più che ci permette di magari di recuperare con più calma gli infortuni e non rischiare ricadute. Io penso che questo è l'Evipini che può benissimo arrivare a ridosso delle prime tre. Insomma, ecco. La prossima sfida in casa si torna con il Roccasecca, un'altra formazione della zona play-out, al momento è uno scontro quasi diretto. Eh sì, a parte la classifica è cortissima, basta vedere che Litri oggi ha rivinto un'altra volta, quindi penso che saremo 10-11 squadre in 4-5 punti, quindi ogni partita, ogni punto, anche il punto di oggi secondo me è determinante per tenerti in una posizione di classifica un pochettino più tranquilla. Domenica è una partita per noi abbastanza fondamentale, perché vincendo domenica comunque ti stacchi un pochettino da quella zona che poi non ti permette di giocare tranquillo, di magari svolgere delle partite che vorresti e incominci a subentrare un po' di paura. Essendo una squadra giovanissima, pure oggi 6 under di media 23 anni, entrare in quelle zone là, in quelle paludi là è rischioso. Un'ultima domanda extra calcistica quasi doverosa: è iniziata questo avvicinamento a questa sfida con molti messaggi da una parte e dall'altra di vicinanza, di collaborazione, si è stretto un forte legame tra queste due società un anno e mezzo fa ormai. Sì, purtroppo la cosa brutta è che è un legame stretto da un fatto brutto, insomma, che adesso comunque sembra che piano piano sta migliorando. Sì, penso che col Formia adesso c'è un'amicizia sia con la società, con i tifosi stessi, che sono sempre secondo me uno dei migliori del campionato, insomma. Intanto colgo l'occasione per rifare in bocca al lupo al ragazzo,
Sarei stato contento di vederlo oggi, ma so che sta facendo delle cure, quindi non abbiamo potuto vedere qui. Sì, ripeto, Formia è una piazza che ormai fa parte della storia del Lido dei Vini, no? Nel bene, nel male, quello che è successo. E noi tramite quella partita siamo arrivati all'eccellenza, però quella partita ci ricorda sempre questo fatto che ci ha unito e penso ormai un legame che rimarrà per sempre, insomma. Mister, sembrava che questa sorta di maledizione che lega Formia e Lido dei Pini potesse essere spezzata, legato al risultato sportivo, ovviamente, questo discorso. Alla fine, però, il gol al 93esimo e il mezzo infortunio di Scognamiglio, che fino a quel momento era stato irreprensibile, pareggio. Sì, direi veramente non era il 93esimo, ma era il 94esimo e 20 secondi, e già erano superati nettamente i 20 secondi, se andate a controllare. L'Abe diceva che era una posizione di fuorigioco da valutare nel momento del lancio, però insomma il calcio è bello anche per queste situazioni che possono essere piacevoli e spiacevoli. In questo caso è stata una situazione, un'amarezza spiacevole, diciamo, sotto questo aspetto. La gara era iniziata nel segno del, ancora una volta, un omaggio, stavolta del Lido dei Pini ad Andrea Scipione, una maglia portata sotto la curva, un legame, lo dicevamo prima con Mister Panicci, che è stretto e indelebile per l'una e per l'altra società. La rispettiva avversaria è entrata nella propria storia. Ma sì, io ne abbiamo già parlato durante la settimana, abbiamo anche fatto qualche accenno negli spogliatoi. L'importante è tutto bene, che finisce bene, si può raccontare, quindi speriamo di mantenere questa amicizia sotto il profilo sportivo, mentre sotto il profilo agonistico, insomma, questo risultato lascia un po' l'amaro in bocca, perché eravamo quarti a 20 secondi dal termine. Insomma, quindi diciamo 20 secondi oltre il tempo. Eravamo quarti, un risultato prestigioso, avevamo accorciato nettamente sulla seconda e terza posizione, quindi questa è la fortissima amarezza. Non come quella, ma insomma è solo sportiva questa volta. Beffa che fa il paio con quella di qualche giorno fa. Praticamente il Formia non aveva mai pareggiato, ho vinto o perso fino a 2 giornate fa, ora 2 pareggi, uno in trasferta, uno in casa, entrambi con tanti rimpianti. Ma diciamo domenica scorsa non tanto, devo essere onesto, il risultato, anzi diciamo che il risultato del pareggio domenica scorsa era stato giusto, anche perché noi non è che avevamo disputato una brillante partita. Questa è stata una partita diversa, una partita più cattiva, più agonistica. Loro sono venuti qua veramente molto motivati, molto bene, noi siamo riusciti a passare in vantaggio, stavamo messi bene in campo, stavamo tranquilli, infatti aspettavamo il momento per andare in contropiede e cercare di chiuderla. È capitata anche un paio di occasioni, diciamo così, abbastanza buone con Zaccaro e non ci siamo riusciti. Poi dopo la legge del calcio è questa, insomma. La prossima sfida dice Vissartena, in trasferta. Va bene, adesso ormai ci siamo sbloccati, più di perdere non possiamo, abbiamo pareggiato, abbiamo vinto, possiamo perdere, però chissà, può darsi che questi 2 punti al 93esimo, che noi avevamo puntato la vittoria oggi e diciamo un possibile risultato positivo ad Artena, ci tocca andare lì con determinazione e cercare di prendere la posta in palio. Voglio solo sottolineare che oggi gli addetti ai lavori, chi capisce un po' di calcio, avere Scariati, Villacaro che è scappato da Formia, Carginale infortunato, Vitale squalificato, anche come, diciamo così, come rincalzi, c'entra un centrocampista schierato a destra, Pernici un esterno schierato poi dopo basso, insomma, con Carfora che veramente ha stretto i denti, insomma, è una situazione, diciamo così, che sarebbe stato veramente molto molto pregevole da parte nostra se fossimo riusciti diciamo, a vincere questa partita. Il prossimo turno in tema di squalificati o indisponibili c'è Sellitti, quella maglia tolta al 49esimo ha pesato tantissimo. Purtroppo questi danni che fanno la televisione, il ragazzo era arrabbiato perché cercava questa soluzione da un po' di tempo, gli era andata male, anche il primo tempo gli aveva parato, poi abbiamo fatto gol sul proseguimento dell'azione, aspettava questo tap-in da un po' di tempo, ha fatto, si è sfogato, ma l'importante è che un arbitro intelligente mi consenta di dire, sapendo che era stato ammonito non per falli, anche su un fallo veniale che non c'era l'ammonizione, poteva tranquillamente
soprassedere sulla seconda, non sulla prima, che per un assurdo regolamento c'è da ammonire. Ci ha ammonito Mangini diffidato, cioè perché è uscito dal campo dall'altra parte, voleva uscire, che cosa cambiava non lo so, e poi dopo insomma è stato molto, diciamo così, un arbitraggio direi incerto, non cattivo ma incerto insomma. Ultima domanda sul mercato, sembrava che non dovesse arrivare nessuno, poi out Villacaro, in Baleotto, e Baleotto si è presentato con i fuochi d'artificio quest'oggi. Ma è un ragazzo che il direttore già seguiva da un po' di tempo, già in prospettiva dell'anno prossimo, è un 95, è un calciatore che forse poche persone conoscevano, è un giocatore che ha fatto 33 partite in interregionale l'anno scorso, giocatore di una qualità intellettuale importante, è un giocatore determinato, insomma ha trovato l'ambiente spero ideale, e adesso sarà dura dopo la prestazione di oggi, diciamo così, non fargli spazio qualcuno per lui. Molto bravo, complimenti al ragazzo, complimenti al direttore che è riuscito a soffiarlo a tantissime squadre, e diciamo ancora una volta il Formia ha dimostrato morto il re vive il re, insomma, anche con, lo dico con tanta amarezza, insomma.